bellissimo podio, vittoria Sinizina, Nikita Cazzalapo dunque al comando con 209,90, ma andremo a vedere adesso la sfida diretta con Madison Chalk ed Evan Bates, vittoria Sinizina, Nikita Cazzalapo nella Rhythm Dance 85,39, Madison Chalk ed Evan Bates 80,34, è una free dance dal tema egiziano, ci aveva particolarmente impressionato, devo dire, proprio nel Grand Prix dove abbiamo visto Madison Chalk ed Evan Bates, Grand Prix di Francia. Questo veramente, lei è nella parte in maniera incredibile, la coreografia come sempre curatissima, abbiamo visto le chiamate, mi sembrano tutte davvero di ottimo livello. Qual è la tua sensazione su questo programma?
Che è un programma molto 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 preciso, molto 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 preciso. Loro, nonostante stiano già lavorando con la premiata ditta di Montreal, Marie-France Dubreuil, Patrick Lausanne e Romana Genauer, hanno però ancora addosso lo stile che gli ha cucito sia Igor Spielmann negli anni passati, perché hanno una caratteristica di una grande cura nei dettagli, spesso sono estremamente identici, spesso sono estremamente puliti, chiari nei movimenti e nella qualità delle posizioni degli arti, per cui delle braccia, delle gambe libere, che si può riscontrare, l'ho riscontrato durante l'esecuzione dei tweezer ad esempio. E poi grandissima la qualità sia a livello di precisione dei dettagli, come ho detto sempre, di queste caratteristiche che rendono l'elemento pulito, che dell'energia negli elementi, come nei sollevamenti. I primi due sollevamenti magari non iper super ricercati e super mega iper acrobatici, però direi di effetto, che portano i livelli sperati, cioè il massimo livello possibile. Sì, lei è estremamente magnetica, l'abbiamo già visto a Grenoble. Vuole proprio rimanere in contatto totale. Ecco, questo ad esempio è il sollevamento, il primo sollevamento, il Serpentine, che adesso non esiste più, sono due sollevamenti in curva. Allora, non estremamente articolato, ma di una qualità veramente incredibile. All'inizio abbiamo visto un piccolo inciampo da parte di Madison, e la prima parte del programma, dal mio punto di vista, sono stati eseguiti poche transition di coppia, ma tanti passaggi tipo sollevamenti. L'ISO ha anche cambiato dei regolamenti. Ecco, questo è l'altro dettaglio del rotation lift. Guardate lei, la posizione che viene tenuta costantemente non è incredibile, però la qualità con cui viene eseguita, con cui entra e con cui esce. Guardate ancora la cura e il dettaglio nella chiusura del sollevamento. E poi sempre interpretato, una cosa meravigliosa. Anche adesso, guarda, all'uscita di questa trottola, guarda come lei, se ce lo fa vedere, no, purtroppo no. Comunque lei si legava alla gamba di lui e faceva un cascade. Invece questi dovrebbero essere i tweezer. Guardate la posizione delle braccia e i movimenti delle braccia e delle gambe, che ricordano sempre la qualità. Sono veramente due gocce d'acqua. Questa è la loro forza, vedi? Anche la posizione libera, il ritmo con cui eseguono. La scelta musicale non sempre facilissima, perché è un tema abbastanza impegnativo. Interessante questa chiusura della choreo lift. Molto interessante. Questo credo che sia uno dei più bei choreo lift che ho visto nell'ultimo periodo. Perché, come vedete, non ci vogliono grandi cose, ma basta fare cose interessanti. E guardate che punteggio, 128-21, come Free Dance sono davanti a Sinisina Katsalapov, che avevano 124-51, 71-71 di tecnico e 56-50 per quanto riguarda la parte dei components. Quindi in entrambi i punteggi sono davanti alla coppia russa. Mamma mia. Virtù del grande vantaggio avuto da Sinisina Katsalapov nella Rhythm Dance, sono secondi, dunque con 208-55 sono dunque in seconda posizione, pur vincendo, e come...